Non si ferma dopo l'incidente e scappa. Raggiunto dai militari, si è ucciso con un colpo di fucile. La vittima aveva 21 anni. Deruba e bagnanti nella spiaggia di Senigallia. Giovane ladro scoperto e arrestato dai carabinieri. Non rispetta la segnaletica e provoca un incidente nell'interquartiere a Fano. Ferite mamma e figlia di 2 anni. Imbrattata una panchina sul molo di Ponente a Lido di Fano, l'ira dell'assessore al decoro. Faranno bene a stancarsi perché il controllo è aumentato quanto le persone che vogliono bene alla nostra città. A Pesaro i nidi e le scuole d'infanzia ripartono con il Green Pass, controlli giornalieri agli operatori, solo uno è risultato privo di certificazione verde. A Fano l'assessore Samuele Mascarin fa il punto sui lavori nei plessi della città. Mercoledì il taglio del nastro alla scuola di Cucurano. Si è presentato alla stampa il nuovo presidente dell'Alma Juventus Fano. Tra i progetti di Mario Russo, disputare un campionato di vertice, puntare sui giovani e investire su un campo in sintetico. Cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. Tragedia la notte scorsa a Sant'Angelo in Vado, dove il 21enne Nicolas Matteucci, operaio in una ditta di assemblaggio di circuiti elettrici, ha deciso di togliersi la vita sparandosi al volto un colpo di fucile. Il giovane poco prima era rimasto coinvolto in un incidente avvenuto sulla strada statale Pedemontana nel comune di Lunano. Si era scontrato con un'altra auto guidata da una donna rimasta illesa, che aveva preso i numeri della sua targa e allertato le forze dell'ordine perché il ragazzo non si era fermato. I carabinieri della compagnia di Urbino sono risaliti al fuggitivo. Matteucci è stato raggiunto all'interno della sua abitazione a Sant'Angelo in Vado, dove viveva da solo. Ma al momento del controllo per prendere i documenti di identità si è recato nella camera da letto, sottraendosi per alcuni istanti alla vista dei militari. Lì ha preso un fucile da caccia, legalmente detenuto, e si è sparato al volto. Il 21enne, che lascia la mamma e i 2 fratelli, è morto all'istante. Le ragioni del gesto potrebbero essere anche riconducibili ad un eccessivo senso di colpa per l'incidente causato. Gli accertamenti di polizia giudiziaria delegati dalla Procura della Repubblica sono ancora in corso da parte dei carabinieri. Invece i carabinieri del comando di Ancona hanno arrestato un giovane di 23 anni che ha derubato in spiaggia una coppia di turisti. Nella sua auto i militari hanno trovato anche altra arma furtiva. È stato immortalato dalle telecamere di sicurezza del bagno 119, stabilimento in cui un 23enne residente a Maiolati Spontini, in provincia di Ancona, ha derubato una coppia di turisti. L'allarme è scattato ieri intorno alle 13 sul lungomare Leonardo da Vinci di Senigallia, dove era stato segnalato un furto. I carabinieri della stazione di Marzocca hanno setacciato i luoghi limitrofi per cercare di scoprire il responsabile. Grazie ad alcune testimonianze raccolte sul posto, i militari hanno individuato un giovane che si aggirava con fare sospetto a piedi, indossando solo l'abbigliamento intimo. Il ragazzo, alla vista della pattuglia, ha abbandonato a terra alcune cose che aveva in mano. Il movimento però non è sfuggito alle forze dell'ordine, che hanno raccolto gli oggetti: 2 iPhone e un portafogli con documenti e denaro contante. Gli accertamenti hanno consentito di appurare che si trattava della refurtiva di un colpo commesso pochi minuti prima in spiaggia. Ma quello non era l'unico reato commesso dal giovane. I carabinieri infatti all'interno della sua auto hanno trovato documenti di identità, carte bancarie e la somma in contanti di 155 euro. Erano il provento di altri 2 furti commessi sempre in mattinata ai danni di 2 uomini che avevano già sporto denuncia. La refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari, mentre il 23enne è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari. Questa mattina si è svolta l'udienza di convalida davanti al GIP del Tribunale di Ancona, che ha disposto per lui l'obbligo di dimora. Il cadavere di un uomo è stato ritrovato oggi pomeriggio all'interno di un capanno adibito a rimessa degli attrezzi sulla spiaggia di Palombina ad Ancona. Sul posto il 118, la polizia e i vigili del fuoco. Sono in corso tutti gli accertamenti per capire le cause del decesso. L'uomo, sulla 50ina, questa mattina era atteso per una visita medica. Non si esclude che possa aver avuto un malore.
Ancora cronaca, un incidente stradale è avvenuto oggi intorno alle 10 in via Pertini a Fano, all'altezza di via Indipendenza. Secondo i rilievi, un Fiat Doblò condotto da un 37enne dell'entroterra stava percorrendo via Indipendenza in direzione mare. Giunto all'altezza di via Pertini, anziché svoltare a destra come indicato dalla segnaletica, si è immesso nella via con l'intento di proseguire diritto. Nel fare questa manovra, l'uomo è stato colpito lateralmente da una Toyota Yaris con a bordo una 31enne di Cesena che trasportava la figlia di 2 anni. A seguito dell'urto, la donna con la bimba sono state trasportate al pronto soccorso dai sanitari del 118 e fortunatamente non hanno riportato lesioni gravi. Illeso, invece, il conducente del Doblò. Sul posto la polizia locale, i vigili del fuoco e una ditta per la pulizia della strada. Ed ora il consueto aggiornamento sul Covid. Sono 110 i positivi rilevati nelle Marche nell'ultima giornata. La provincia più colpita è quella di Ancona con 23 contagi. Invece nei reparti di terapia intensiva c'è un paziente in meno, mentre in semi-intensiva ci sono 2 degenti in più. Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi legati al virus. A pochi giorni dall'inizio del nuovo anno scolastico, oggi con l'assessore del comune di Fano, Samuele Mascarin, abbiamo fatto il punto sui lavori nei plessi della città. A una settimana esatta dal ritorno sui banchi di scuola proseguono gli interventi in alcuni plessi del comune di Fano. Tra i lavori svolti durante il periodo estivo rientrano quelli eseguiti nella scuola statale dell'infanzia di Gimarra, quelli del nido di San Lazzaro, oltre all'intervento ancora in atto nella cucina della scuola elementare di Bellocchi. Nella scuola dell'infanzia Collodi ovviamente sono stati interventi abbastanza importanti che riguardano il tetto ma anche la struttura interna e gli infissi, mentre per quanto riguarda invece il nido comunale 03 di San Lazzaro gli interventi hanno riguardato riverniciature, interventi legati a delle infiltrazioni nei muri, la tinteggiatura di elementi esterni e tutta una serie di interventi che riguardano invece lo spazio delle cucine e dei bagni, quindi un intervento complessivo abbastanza significativo. Nel frattempo l'attenzione di Mascarin e di tutta l'amministrazione comunale è rivolta alla primaria di Cucurano, uno sforzo organizzativo e logistico enorme, ha sottolineato l'assessore ai servizi educativi. Lo dobbiamo agli studenti, agli insegnanti e all'intera comunità. È stata rifatta ieri l'asfaltatura della strada, sono stati portati i primi arredi per circa 200.000 euro, è partito questa mattina l'allestimento, stanno continuando i lavori di sistemazione delle aree verdi esterne e si proseguirà poi nei prossimi giorni con ulteriori interventi di pulizia per garantire il 15 di settembre, primo giorno di scuola, un avvio regolare di tutte le attività. Subito dopo partiranno i lavori nella vecchia scuola elementare di Cucurano in via della scuola per un ammodernamento, una riqualificazione dello stabile per altri circa 200.000 euro, funzionale ad ospitare a partire dal prossimo gennaio invece le bambine e i bambini della scuola dell'infanzia statale Seneca di Cucurano. Vigilia di rientro per i 13 nidi d'infanzia a Pesaro. Domani ripartiranno i servizi rivolti ai bambini 0-3 anni, mentre le porte delle scuole dell'infanzia comunali si apriranno ufficialmente lunedì prossimo. Dal 1 settembre, ha ricordato l'assessore Giuliana Ceccarelli, è entrato in vigore l'obbligo del Green Pass. Il possesso e l'esibizione della certificazione verde vale per tutto il personale educativo e ausiliario, sia comunale che delle cooperative affidatarie. I controlli giornalieri verranno attuati dalla direzione e dalle persone incaricate. Su 218 lavoratori in servizio, fa sapere l'assessore, soltanto una persona è stata trovata sprovvista di Green Pass e non ha potuto prendere servizio. È tutto pronto per dare il via ai lavori di manutenzione della strada Urbinate. Lo annuncia l'assessore Francesco Baldelli. Oggi infatti la Regione ha assegnato alla provincia di Pesaro Urbino 350.000 euro per i lavori su questa arteria molto trafficata quanto maltenuta, secondo l'assessore. È divenuta nel tempo, ha detto, pericolosa per il suo stato di semi-abbandono a causa dell'inerzia delle passate amministrazioni che oggi hanno fatto poco o nulla per garantire la sicurezza di chi la percorre ogni giorno. Ed ora apriamo la pagina dello sport perché questa mattina si è svolta la presentazione ufficiale del nuovo presidente dell'Alma Juventus Fano, l'imprenditore casertano Mario Alessandro Russo. Passaggio di consegne questa mattina allo stadio Mancini tra Enrico Fattoffi Dani e Mario Alessandro Russo. Il nuovo presidente della società Alma Juventus Fano si è presentato alla stampa con estrema umiltà. Russo, casertano di 43 anni, titolare di un'azienda che si occupa di digitalizzazione nel ramo della pubblica amministrazione, ha ripercorso il lavoro di questi ultimi mesi che hanno visto l'esclusione della squadra granata dalla Serie C. Non siamo andati alla ricerca di un colpevole, ha dichiarato, e ci siamo subito rimboccati le maniche.
Siamo rimasti un po' spiazzati perché ci sentivamo, lo possiamo dire, con un piede e mezzo ormai in Lega Pro. Non ci siamo fatti trovare impreparati, penso che abbiamo allestito, ed è sotto gli occhi di tutti, un progetto che può in qualche modo disputare un campionato di vertice, e poi ci auguriamo che a fine stagione, a fine anno, potremo festeggiare. Il neo presidente all'inizio aveva chiesto di diventare socio, poi invece ha accettato di rilevare la totalità delle quote. Il suo predecessore, infatti, ha rivelato che diverse persone si erano avvicinate alla società, ma Russo lo ha fatto con un senso di responsabilità. In conferenza il 43enne ha spiegato anche i motivi che lo hanno portato alla scelta del Fano Calcio. Oltre alle giuste conoscenze, ha ammesso come questo sport sia un enorme veicolo pubblicitario per chi ha interessi imprenditoriali. Non c'è modo più sano e pulito, ha precisato, per farsi conoscere sulla piazza per la bontà del progetto, però per Russo è necessario perseguire anche altri obiettivi. Noi ci mettiamo il massimo, però il campo è l'unico e supremo giudice, e come vogliamo vincere noi, vogliono vincere almeno altre 4-5 squadre della categoria. Avere obiettivi non calcistici serve ad assicurare, dal mio punto di vista, un futuro a questa squadra, a questa società. Per cui valorizzare i nostri ragazzi, e su questo ho chiesto comprensione alla piazza, sostenerli, non fargli sentire il peso della maglia, perché è chiaro che per un giovane fanese può pesare di più rispetto a un under di un altro territorio, la maglia del Fano deve essere un orgoglio, non un peso. E poi, se riusciamo, ci sarebbe anche tra gli obiettivi non calcistici quella di realizzare un campo in sintetico. In questo ho chiesto nella conferenza stampa di stamattina di starmi vicino all'amministrazione, siamo pronti a degli investimenti e cercheremo di valorizzare il settore giovanile anche tramite questo tipo di investimenti. Stiamo studiando, proseguito Russo, sia il lancio della campagna abbonamenti che una presentazione della squadra a una rappresentanza di tifosi. L'avvio del campionato era previsto per domenica 19, ma dovrebbe slittare tutto di una settimana per le vicende legate al ripescaggio della San Benedettese. Si attendono ancora notizie ufficiali. Intanto il sindaco Seri ha annunciato la programmazione di ulteriori interventi al Mancini per essere pronti al termine del campionato. Non tutto subito, ma un pezzo alla volta, per rendere lo stadio sempre più adeguato e accogliente. Ha lanciato un appello anche alla partecipazione della cittadinanza. Sì, questo è un bel progetto, devo dire, c'è grande responsabilità, lo hanno dimostrato con i fatti la nuova dirigenza, con un impegno sia economico ma di passione. E allora, se vogliamo continuare, dobbiamo cercare di essere più uniti e accogliere, far sentire in casa la nuova proprietà, perché ha un progetto e le cose funzionano se ci sono progetti lungimiranti. Questi continuano e funzionano se si sentono anche accolti e integrati nel contesto. L'invito che faccio è quello di essere vicini, magari facendo anche gli abbonamenti, poi sarà il campo a dare la sentenza, perché comunque parliamo di sport e lo sport si misura con i risultati sul campo. Mountain bike, territorio, prodotti enogastronomici e buona musica. Grande successo a Serungarina per la terza edizione della pedalata alla Pera Angelica. C'era per noi Filippo Pucci. Sono stati più di 300 i ciclisti che in sella alla loro mountain bike hanno animato e riempito il borgo storico di Serrungarina. Grande successo domenica scorsa alla terza edizione della pedalata alla Pera Angelica. L'evento, organizzato dalla SD I Muli Stracchi, con il patrocinio del comune di Colli al Metauro, ha visto tantissimi bikers provenire dalle località vicine e anche da fuori provincia che, dopo il taglio del nastro e il via ufficiale, si sono messi alla prova scegliendo tre percorsi differenti dove hanno potuto ammirare viste panoramiche, cimentarsi in sentieri impervi sia in discesa che in salita, ma con tanta voglia di partecipare. I tre percorsi sono stati giro corto, 20 km, 800 metri di dislivello, un pochino per tutti, giro lungo, 31 km e 1300 metri di dislivello, e infine il giro Iro per i più eroici, che è 40 km, 1600 metri di dislivello. Tre invece le tappe ristoro che ha visto i bikers rifocillarsi per poi ripartire per i sentieri verdi di Colli al Metauro. Il pasta party l'abbiamo completato, abbiamo più di 250 persone che pranzeranno. Le persone si stanno divertendo tantissimo, hanno fatto al primo ristoro contentissimi di mangiare le pere di Fabio Cincini e i vari dolci preparati dalle nostre donne.
Adesso siamo al ristoro, al secondo ristoro di Pozzuolo, e a quanto hanno visto il panino con la salsiccia di Spendolini, e a tutti sono venuti i lacrimoni. Insomma, una bella domenica baciata dal sole, caratterizzata da ciclismo, territorio, prodotti enogastronomici e buona musica. Mi sono commosso più di una volta, onestamente. Non posso che dire grazie. Grazie a tutti quelli che ci hanno aiutato. Grazie all'amministrazione, grazie alla Proloco, grazie ai carabinieri in congedo, ai vigili, grazie a questi ragazzi di Pozzuolo, l'Associazione per Angelica. Io durerei un'ora a dire grazie, 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 grazie. Siamo, da parte di tutti i mulistracchi, siamo davvero super contenti di questa giornata. Io t'amo, 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 oh, oh, questo è il primo segno. Dante sale sul palco del Teatro della Fortuna, continua il progetto che celebra il 700° anniversario della morte del sommo poeta con una serie di eventi e di spettacoli. Servizio di Letizia Marchionni. Guarda il paradiso, non guardare me. Mi dice, guarda, so che il paradiso è nei miei occhi, ma non solo. Fano continua a celebrare Dante Alighieri a 700 anni dalla morte del sommo poeta con la rassegna Fano per Dante. Partita a luglio con una serie di 13 eventi che si concluderanno a ottobre, l'iniziativa realizzata dalla Fondazione Carifano in collaborazione con la BCC Fano e l'Assessorato alla Cultura comprende anche spettacoli e conferenze programmate dalla Fondazione del Teatro della Fortuna. Siamo in piena articolazione di un progetto Fano per Dante che in effetti ha dato una svolta a Fano per la programmazione, la progettazione e la produzione. E queste iniziative al Teatro La Fortuna si inseriscono pienamente in un percorso articolato pieno di grandi iniziative originali per Fano, che fanno appunto un modo per dare a Fano l'identità dantesca a pieno titolo. Dante, la sua storia e la sua Divina Commedia saliranno sul palco per essere analizzate ed interpretate tra musica, letture e racconti. Le porte del Teatro Fanese si apriranno il 10 settembre alle ore 18:30 con Dante e le donne nella Divina Commedia. Il relatore sarà lo scrittore e critico letterario Enrico Capodaglio, mentre le letture sono affidate a Lucia Ferrati. Ha un'attitudine verso la donna che è rivoluzionaria e affascinante, perché prima di tutto non presenta mai quei pregiudizi, quei luoghi comuni che in certi filoni della cultura medievale di quei tempi si presentavano, cioè quello della donna debole, vanitosa, maliziosa, infedele. E in più la donna, soprattutto nel caso di Beatrice, non è solo un'affascinante figura femminile ridente che trasmette il suo riso paradisiaco, ma è anche una guida morale e spirituale decisiva. La serie di iniziative ed eventi programmati dalla Fondazione Teatro della Fortuna proseguiranno il 24 settembre con Fano, personaggi e luoghi nella Divina Commedia, letture e racconti itineranti. Il 30 settembre alle ore 18:30 ci si sposterà alla Pinacoteca San Domenico per la conferenza concerto Francesco Grandi e la Galleria Dantesca, per poi tornare al Teatro della Fortuna il 15 ottobre alle 18:30 per l'evento Dante e il Teatro. La serie di iniziative si concluderà con le serate del 29, 30 e 31 ottobre, con lo spettacolo teatrale Dante e Beatrice, l'immaginario incanto, con testo e regia di Carlo Simoni. Per accedere al teatro sarà necessario il Green Pass. Regole quelle che ormai i cittadini conoscono, Green Pass, ci sarà la misurazione della temperatura, biglietto assegnato, e da domani al botteghino del Teatro della Fortuna si possono andare a prenotare i biglietti, l'ingresso ovviamente è gratuito, massimo 80 posti fino a tutta la capienza, da mercoledì fino al pomeriggio dello spettacolo. Vandali in azione al Lido di Fano, dove è stata imbrattata una panchina sul molo di Ponente. Alcuni si credono originali compiendo certe azioni, ha commentato sui social l'assessore al decoro Barbara Brunori, ed invece restano affetti da imbecillità. Faranno bene a stancarsi di tali gesti, ha concluso, perché il controllo è aumentato quanto le persone che vogliono bene alla nostra città. Il Comune ha già fatto rimuovere la scritta dall'associazione Regresso Arti.
E adesso passiamo alle vostre segnalazioni. La prima ci arriva dal lungomare di Sassonia a Fano, in particolare da Viale Cristoforo Colombo all'incrocio con Viale Dante Alighieri, dove una panchina è stata divelta e alcuni pali rotti sono diventati pericolosi. Una reporter di strada ci ha scritto: cosa aspetta il comune a sistemare questo scempio che dura da più di 15 giorni? E domanda: sono solo capaci a fare parcheggi a pagamento? Un'altra foto invece ci è arrivata dai passeggi di Fano, dove si nota un bidone della spazzatura pieno di bottiglie anche di vetro dentro il cassonetto e a terra. Infine, da via Iacucci, nel quartiere di Sant'Orso, rimaniamo sempre a Fano, ci segnalano queste due panchine di legno rotte e in stato di degrado. Sono in queste condizioni da 2 anni, ci hanno scritto, ma nessuno le sostituisce. Mandateci anche voi foto e video al 338-4968-250. L'informazione torna domani mattina in diretta alle ore 7 con il commento alla stampa del direttore. Arrivederci.